Ma qua mi viene in mente di fare la maratona con sto caldo ad agosto. Aspetta, non è la maratona di corsa, è la maratona di video, è il Voga, vlog ogni giorno in agosto. Vabbè, meno male, così mi rinfresco un po'. Sigla! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Cominciamo col parlare della maratona Voga. Voga cos'è? Voga è un acronimo, sta per vlog ogni giorno d'agosto. È il mio modo di portare il VEDA, il Vlog Everyday in August e anche Vlog Everyday in April, tra l'altro, in Italia e in lingua italiana. Che cos'è la maratona? Sono semplicemente 31 vlog. L'idea è quella di girare 31 vlog, uno per ognuno dei 31 giorni del mese di agosto. Pubblicherò un vlog ogni giorno, come ho già fatto l'anno scorso, e naturalmente invito tutti quelli che sono interessati o tutti quelli che sono incuriositi a partecipare anche loro alla maratona. E voi subito mi direte: «Ah, vabbè, interessante, ma come si fa? Si pubblica un video al giorno?» Sì, può essere ogni genere di video, potrà essere un video realizzato con strumentazione professionale, con editing professionale, con sovrapposizioni, con tutto quello che volete, o molto più semplicemente, che è il consiglio che vi do per riuscire ad arrivare sino in fondo senza esplodere, quello di prendere la telecamera, accenderla e registrarsi. I miei vlog saranno dei one take, senza editing, solo accendi la telecamera, parla, spegni la telecamera e pubblica, di approssimativamente un minuto, massimo un minuto e mezzo, salvo casi particolari. Naturalmente tutti i miei video del Voga 2016 saranno sottotitolati in italiano per i non udenti, come d'altronde pressoché tutti i contenuti del mio canale YouTube. Solo i video di protezione civile non hanno i sottotitoli, ma tutto il resto ce li ha. Ovviamente partecipare a questa maratona è semplice e simpatico, un modo di mettersi in gioco, un modo di imparare a essere più naturali davanti alla telecamera, anche per me, perché sono più abituato a essere davanti a una telecamera mentre guido, quindi a non pensare alla telecamera e semplicemente a parlare, che invece a prendere e mettermi la telecamera in mano e parlare materialmente davanti alla telecamera fisicamente. Non mi sento molto naturale in questo, quindi è certamente un aiuto. È un modo di creare un contatto con i propri fan, con gli iscritti al proprio canale YouTube, quindi sicuramente è molto interessante. E infine chiunque mi può dire: «Va bene, allora proverò a partecipare a realizzare 31 vlog», solo che non è facile realizzare 31 vlog. Di che si parla per 31 volte? Beh, di quello che volete voi, della giornata, del vostro lavoro, della vostra famiglia, della vostra macchina. Ma se dovessero mancarvi degli argomenti, non c'è problema. Sul doobly-doo trovate un link a un calendario Google Calendar, in formato Google Calendar per guardarlo direttamente, o in formato iCal, che può essere importato sui vostri dispositivi mobili, sulle vostre agende, eccetera, e in questo calendario, per ognuno dei 31 giorni di agosto, ci sono degli argomenti. Quindi se avete un argomento di cui volete parlare, potete parlare di quell'argomento, ma se quella particolare mattina vi manca l'argomento, potete semplicemente utilizzare quel calendario. Potete utilizzare quel calendario anche per tutti e 31 i vlog, qual è il problema? Naturalmente, come ripeto, non è un obbligo, è solamente un consiglio. Se vi manca qualche argomento, potete prenderlo da lì. Se proprio non avete nessuna idea, prendetelo a piene mani, non c'è problema. Possono essere dei vlog brevi, dei vlog veloci, dei vlog con l'editing. Il consiglio che vi do, ripeto, è quello di realizzare dei vlog brevi, dei vlog leggeri, così non è neanche molto pesante andare a realizzare questa maratona. E infine, ultima cosa, ma per questo non meno importante, se volete partecipare al Voga, non preoccupatevi del fatto che «Ah bene, ho girato i primi 5 video, ma domani adesso non posso girare il video, basta, mi salta tutta la maratona». Ma no! Ma se salta un giorno, non casca il mondo, ma lo girerai il video il giorno dopo, ma qual è il problema? È bello arrivare fino in fondo, è divertente, è simpatico! E inoltre, se tu già sai che c'è un giorno che non potrai girare il video, e nessuno ti proibisce comunque di programmare quel video. Virtualmente nessuno ti proibisce neanche di metterti lì con la telecamera e registrare tutti e 31 i video uno dietro l'altro nello stesso giorno. Tranne forse il fatto che alla fine della registrazione esplodi,
quindi magari è il caso di rilassarsi e di cercare di farlo ogni giorno, perché è anche un modo per lo youtuber di mettersi in gioco, di dire «ok, devo fare questa cosa, devo impegnarmi ogni giorno». Poi naturalmente dici «ok, domani sarò tutto il giorno in spiaggia, non c'ho internet, non c'ho questo, non c'ho quello, e vabbè, allora giro il video oggi, lo programmo per domani, non casca il mondo». Alla fine oggi invece di girare un video ne girerò due. Questo è il mio consiglio, è, come ripeto, un modo simpatico di mettersi in gioco, soprattutto un modo di creare un po' di movimento su YouTube nel periodo estivo, che è un periodo di calma piatta. E anche per questo dico è molto utile che siano video brevi, proprio veloci veloci da leccarsi le orecchie, come diceva il buon Ezio Greggio, perché ovviamente in questo modo è anche una cosa fresca e veloce, anche l'iscritto non deve restare lì a guardare il video per 10 minuti, 15 minuti, una cosa di un minuto, è veramente il tempo di un caffettino. Fatemi quindi sapere se partecipate anche voi alla Maratona Voga con un commento qua sotto, e casomai ci vediamo tutti assieme quest'estate. Prima di concludere una notizia tecnica, come ho già fatto l'anno scorso, anche quest'anno, per il mese di agosto, ho deciso di realizzare le puntate di Diario di Viaggio on the road molto leggere, proprio per non tediarvi con vlog di 15-20 minuti. Il tema del 2015 è stato vivere la città, il tema di questo 2016 sarà la raccolta differenziata, visto anche il successo che ha avuto il mio vlog in cui ho parlato dell'acqua, vlog che se non avete visto potete recuperare, lo trovate anche quello su doobly-doo e sulla scheda, e quindi vi parlerò della raccolta differenziata e dei materiali che possono essere differenziati, perché differenziarli, eccetera. La mia idea è quella di restare comunque generico e di parlare dei grossi materiali che vengono differenziati, perché sullo smaltimento dei rifiuti ci sarebbe da fare un discorso complessissimo e analizzare veramente materia prima per materia prima, ma non voglio arrivare a questo punto, per cui anche a livello di materiali differenziati parleremo dei grandi materiali da differenziare, quindi il vetro, l'alluminio, la carta, la plastica e il cosiddetto residuo organico. Vale naturalmente il concetto che fare la raccolta differenziata, differenziare e riciclare i rifiuti è una cosa molto importante, perché tutto ciò che noi differenziamo, tutto ciò che noi ricicliamo, non è più un rifiuto, uno scarto che deve finire in discarica, in inceneritore o chissà dove, ma è una risorsa che può essere riutilizzata, in certi casi virtualmente può essere riutilizzata anche all'infinito, mentre ciò che non viene differenziato è qualcosa che finirà in una discarica e sarà seppellito per anni e anni, qualcosa che finirà in un inceneritore, che comunque potrà generare corrente elettrica, potrà generare acqua calda, però genererà anche gas di scarico, genererà delle ceneri, diventerà del materiale che non necessariamente è una risorsa, soprattutto ciò che finisce in una discarica resta lì seppellito a vita, e quindi è evidente che è importantissimo cercare di fare in modo di ridurre il più possibile ciò che alla fine va a finire in discarica. Bene ragazzi, direi che ho deciso di tenere anche questo vlog leggero, per cui ho concluso. Se sono riuscito a incuriosirvi con la Maratona Voga o con questi vlog che verranno sulla raccolta differenziata, come sempre vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o su Telegram. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto, che non ha niente a che vedere con la puzza dei rifiuti, naturalmente. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda. In questo modo riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Per cui, detto questo, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!